fuga dalla peste che imperversava a Firenze nel 1523, Pontormo si riparò presso la Certosa di Galluzzo, dove affrescò il Chiostro Grande. Due anni dopo vi tornò per realizzare la pala con la cena in Emmaus. L'opera raffigura l'apparizione di Cristo agli Apostoli dopo la sua resurrezione, nel momento in cui spezza il pane e questi lo riconoscono. Pontormo si ispirò ad un'incisione del grande artista tedesco Albrecht Dürer, analogamente agli affreschi realizzati due anni prima per la Certosa, criticati aspramente da Giorgio Vasari, proprio per la maniera tedesca. In questo caso, invece, Vasari apprezzerà molto l'opera. A circondare la tavola ci sono cinque monaci certosini e tra questi riconosciamo Leonardo Buonafede, all'epoca priore della Certosa, che era stato il committente della pala dell'ospedalingo di Rosso Fiorentino. Quadro che però al priore Buonafede non piacque e che si trova oggi nella stessa sala dell'opera di Pontormo, qui agli Uffizi. In basso vediamo comparire timidamente due gatti, nascosti tra le vesti degli apostoli, in attesa forse degli avanzi della cena, come il cane adagiato a terra, mentre un cartiglio arrotolato reca la data del dipinto. In alto, sopra la testa di Gesù, si trova l'occhio divino nel triangolo, aggiunto solamente in seguito per nascondere il volto trifronte, segno della Trinità, che Pontormo aveva dipinto e che fu vietato poi dalla Controriforma. Pontormo, cena in Emmaus, 1525.